Buongiorno, allora intanto ci presentiamo, io sono Iana di SOS Turismo Dentale, lei è la signora? Fiorella, vengo da Firenze, o meglio dalla provincia, esattamente da Impruneta. Signora Fiorella, io volevo chiederle se ci può raccontare un attimo la sua storia, insomma, come ci ha trovati, come ci ha scoperti? Tramite una mia parente che è venuta e si è trovata benissimo. Sono venuta molto tranquilla, quasi incosciente, stranamente, perché di solito sono un po' fifona, ma veramente tranquilla. In questa stanza qua si fa la chirurgia con i zigomatici. È una chirurgia che dura 4-6 ore, dipende dalla gravità. E ci sono due TV, il chirurgo mentre fa la chirurgia guarda, si viene filmato tutto e guarda ciò che sta facendo e in più guarda l'attack 3D in modo di non sbagliare. Cosa ha trovato qui in clinica? Beh, intanto una clinica bellissima, bellissima e questa volta è anche nuova, quindi ancora più bella. Ho trovato una tecnologia all'avanguardia, direi che qui siamo nel futuro. Ho trovato i medici in gambissima, tutti i tipi, quindi medici, tecnici. Ho trovato il personale, veramente gentile. Un'accoglienza incredibile, e cioè tutte le persone che cercano di dare il meglio per farti sentire bene, per farti sentire a casa, e ci si sente a casa, ecco, non così lontani. Grazie. Io volevo anche, non so, se mi permette di dire che lei ha già cominciato la chirurgia, l'ha finita anche, e non è gonfia per niente, quello che quando non è come tutti, diciamo che è normale quando ti gonfi, ma lei proprio ha messo anche, adesso sono i provvisori dei provvisori, come sì, mi diceva. Sì. E cosa le ha detto il dottore? Cos'è? Una proba? A cosa servono questi provvisori? Allora, servono per abituarsi un attimino ai denti nuovi, quindi insomma, devo fare esercizio di lettura, parlare, insomma, e provare a mangiare, io oggi ho mangiato. Okay. E domani avrò i provvisori, fra 6 mesi i definitivi. Come si è sentita dopo la chirurgia? Come ha passato questi 2 giorni di riabilitazione? Ecco. Un po' di fastidio, sì, credo sia normale, ma più che altro sono i punti che bucano un po', ma insomma è accettabile. Ha già un'idea, io non so se è stata avvisata, ma comunque quando dopo verrà per i provvisori, per i definitivi, lei potrà portare le foto di qualsiasi tipo di dente, magari più di uno, di come li vorrebbe avere. I provvisori aiuteranno molto in questo periodo per capire se li vuole più grandi, più piccoli, più larghi, magari con un piccolo difetto. Ogni piccolo dettaglio lo potranno fare i ragazzi. È molto interessante anche perché lavorate insieme al laboratorio, quindi ai odontotecnici. Andrete insieme a loro e insomma, vedrete come si produce la gengiva. Ogni minimo dettaglio loro vi aiuteranno in tutto.